Il 19 maggio Meghan Markle e il principe Harry d'Inghilterra convoleranno a giuste nozze al castello di Windsor, con un matrimonio da 35 milioni di sterline. Su tabloid già da tempo sono trapelati i dettagli sulla cerimonia, dai bozzetti dell'abito di lei, alla torta, al sambuco e limone, fino all'identità della damigella d'onore, Jessica Mulroney, migliore amica della sposa che rischia di oscurarla con la sua bellezza. Sulla stampa si parla già di effetto pippa. Ci ha pensato però il biografo di Lady Di, Andrew Morton, a svelare segreti ancora più scabrosi sul passato della bella Meghan nella autobiografia, ovviamente non autorizzata, della futura principessa, Meghan, a Hollywood Princess. Norton ha scavato nel passato di Meghan e soprattutto nel suo primo matrimonio. Come tutti sanno, infatti, l'attrice è stata già sposata dal 2011 al 2013 con il produttore americano Trevor Engelson. Un matrimonio celebrato sulle spiagge della Giamaica e mai vissuto appieno, dal momento che Meghan è sempre stata impegnata nelle riprese di suites a New York e in Canada e lui a Los Angeles. Secondo Morton, nonostante ci fossero già problemi fra di loro, fu Meghan a decidere improvvisamente di tagliare i ponti con Trevor e lo fece con freddezza, restituendogli l'anello di diamanti per posta raccomandata. Trevor è passato dall'essere in cima ai pensieri di Meghan a sentirsi come se fosse un pezzo di qualcosa appiccicato alla suola della sua scarpa, ha dichiarato un amico di lui al biografo. Tutto questo concorre a dipingere Meghan Markle come una donna decisa e forse un po' cinica, intenzionata ad essere la nuova Lady Di, un personaggio da lei amatissimo fin dall'infanzia, soprattutto per il suo impegno umanitario. Morton nel libro scrive anche che Meghan ha lasciato il suo numero di telefono a Donald Trump quando era ancora soltanto il miliardario presentatore del reality The Apprentice, ma poi si è opposta duramente alla sua campagna elettorale. Il presidente e sua moglie non sono stati neanche invitati al Royal Wedding. Quanto c'è di vero nelle parole di Andrew Morton? Per ora, Meghan gode di grande seguito fra i sudditi della regina Elisabetta e a quanto pare simpatica anche a Her Majesty in persona.